Buonasera a tutti e in effetti grazie di essere qui perché appunto una sala gremita nonostante sia lunedì e pieno giugno, quindi grazie. Evidentemente il libro tocca dei temi interessanti anche perché il momento diciamo è caldo da tutti i punti di vista. E, allora sono molto contenta di presentare con voi stasera il libro di, l'ultimo libro di Andrea Ventura, che è un economista e un ricercatore, ha insegnato all'Università di Firenze. Il flagello del neoliberismo, il sottotitolo è importante, poi vedremo perché, alla ricerca di una nuova socialità, forse in questo, su questo punto poi lo confronteremo su questa pars contro del libro. Diciamo che innanzitutto vi devo dire che Andrea ha un rapporto particolare con la casa editrice, l'Asino d'Oro, e l'Asino d'Oro forse ha un rapporto particolare con Andrea perché appunto ha già pubblicato per la casa editrice La Trappola e curato insieme ad Anna Pettini il volume Quale crescita, e poi ha anche pubblicato un saggio Uomo economico e capitalismo nel volume collettaneo Ricerca sulla verità della nascita umana. E tutti questi scritti rappresentano delle tappe importanti di un cammino coerente e preciso che Andrea intrattiene e forse probabilmente anche la casa editrice, che è quello di criticare appunto il capitalismo e la logica neoliberista che sottende il capitalismo, con la pretesa di essere la verità della realtà sociale umana. Ecco, non lo so, ma io, siccome la mia formazione è una formazione filosofica, io insegno storia e filosofia, mi viene da dire che con un'espressione filosofica appunto Andrea strappa il velo di maglia al capitalismo, nel senso che fa vedere che in realtà quali sono diciamo le logiche che sottendono questa logica, e ci dimostra che appunto il capitalismo non è affatto la verità della realtà umana, ma una possibile realtà, e, per cui appunto l'idea è quella di mettere in campo una nuova antropologia e cercare di ristabilire, ecco perché vengo alla pars contra del libro, di ricostituire una nuova socialità, perché in realtà, come vedremo, quella che lui svela è sostanzialmente una, a me viene da dire senza usare mezzi termini, una logica quasi estremamente violenta nei confronti degli esseri umani. Ecco, prima però di affrontare e di entrare nel vivo del libro, vi voglio presentare i due ospiti che sono accanto a me, e sono appunto il professor Baldo Spini e il sindacalista Maurizio Protini della CGIL. Diciamo che forse rappresentano due fenomeni rari in via di estinzione, nel senso che sono dai che 18 porta fortuna oggi, 18 esatto, 18 esatto, 18 e 18, e diciamo però che l'esponente di una sinistra che insomma a Firenze definire antirenziana non è poco, insomma è non solo laica, di un socialismo umanista è assolutamente laico, per cui credo che abbia molte cose da dire in proposito del libro, e lo stesso anche Protini rispetto alle tematiche che affronta, appunto si parlava prima di immigrazione, e quindi ecco, chiederei a voi innanzitutto se quanto il libro vi sembra un grimaldello per andare a criticare, a mettere in crisi e forse anche a distruggere questa logica che neoliberista che ci propongono come unica e assoluta, e soprattutto quanto il libro forse, e qui vengo alla cosa magari più attuale, può essere d'aiuto per ricostruire una sinistra che a oggi sembra assolutamente quasi scomparsa, secondo me molto 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 in crisi, e quindi forse oggi pomeriggio diventa questo libro anche l'occasione per andare a vedere quali sono i temi che una sinistra può andare a rivisitare, a ricavalcare, a riproporre per rimettersi in gioco, in campo e diciamo andare a criticare una logica che è, come dice Andrea più volte nel libro, assolutamente reazionaria e antitrasformativa rispetto all'essere umano. Quindi passerei la parola al professor Baldo Spini. Vi chiedo una cortesia, magari cerchiamo di fare degli interventi non lunghissimi, così ci diventa più dialettica la cosa, e magari chiediamo anche al pubblico se hanno delle cose da chiedere. Grazie. Grazie.
Grazie Elisabetta. Andrea Ventura, una preparazione, una formazione da economista, lo si vede nel libro, anche nei suoi vari capitoli, dell'analisi di grandi economisti sia di scuola liberale sia di scuola diversa. Però è, come è stato detto in parte anche appunto da Elisabetta, anche vuol vedere le implicazioni filosofiche di questo tema. In particolare non accetta la definizione di un agente umano, di un uomo, che agirebbe in base a parametri del tutto semplicemente economici, nel senso di reazioni quasi automatiche alle vicende in cui si trova, e che quindi non sa proporsi un problema di scelte e un problema di socialità. Quindi il percorso di questo libro vede questo aspetto, e lo vede in un momento particolarmente drammatico. Io poco tempo cercherò di essere molto sintetico. Quando è caduto il muro di Berlino nel 1989, si è pensato che la via potesse essere spianata per un socialismo democratico e liberale, finito l'autoritarismo di stampo prima comunista sovietico, e la via poteva essere aperta per una specie di dialettica o di concorrenza fra un liberalismo che aveva come filosofia, che ha come filosofia, che le società progrediscono se l'uomo è sottoposto a una forte concorrenza, se magari sente anche un po' il morso del bisogno, perché questo lo mette in movimento, se, diciamo così, la competizione deve essere estremamente rude. Invece l'idea riformista, l'idea del socialismo democratico è opposta, cioè che le società prosperano se l'individuo è socialmente tutelato, se ha un'occasione di lavoro, se viene promosso nella sua affermazione culturale. Sembrava che molto potesse essere spianato per la vittoria della seconda ipotesi, quando abbiamo visto manifestarsi con Reagan e con la Thatcher invece con molta forza il liberalismo, l'idea che il progresso economico avviene solo se c'è una forte competitività, una forte disuguaglianza, se si smette di rompere le scatole con le imposte progressive, con la politica della piena occupazione, se si lascia libero il cavallo di galoppare sostanzialmente. Questo atteggiamento ha portato a un acuirsi delle disuguaglianze, il quale a sua volta, a mio parere, è all'origine della crisi del 2007-2008. È chiaro che man mano che regrediva la classe media negli Stati Uniti e le condizioni anche della classe operaia peggioravano, c'era però bisogno di mantenere comunque elevati i consumi. E come si sono tenuti elevati? Con queste forme di acquisto a debito, queste forme che hanno avuto la loro, diciamo, cosa più determinante, la loro acme, dei mutui subprime, che erano mutui dati sull'aspettativa più di incamerare il bene che non di fare del bene stesso la garanzia per la restituzione del prestito. Quando è scoppiata la bolla immobiliare, questi mutui subprime hanno perso completamente valore. Si è creduto di rimediare facendo fallire le banche che li avevano emessi, ma come si è saputo la cosa non è andata, c'è stato anzi un massiccio intervento statale, e però paradossalmente il fio politico di queste disuguaglianze l'ha pagato più la sinistra o i progressisti o centrosinistra che non i liberali liberisti, che anzi hanno in questo modo ritenuto di affermarsi, solo che queste disuguaglianze si erano così sviluppate che è sorto un terzo protagonista, il sovranismo identitario o nazionalismo, quello che avevamo un tempo, ma oggi si chiama sovranismo identitario. Sostanzialmente che cosa è avvenuto? Queste disuguaglianze si sono sommate a un processo di globalizzazione che all'ingrosso, e poi ci sono gli innocenti, all'ingrosso le classi dirigenti di centro-sinistra e sinistra hanno ritenuto positiva. È vero che la globalizzazione ha promosso le condizioni di decine di milioni, forse di qualche centinaio di milioni di abitanti dei paesi sottosviluppati, almeno 400 milioni di cinesi, tanto per non andare lontano. Però a differenza di quello che si è pensato ottimisticamente, non ha affatto fatto migliorare le condizioni di determinate aree, sia produttive che geografiche, dei lavoratori e dei ceti medi dei paesi sviluppati. Talché, mentre viceversa le classi dirigenti rimanevano con una certa capacità di proposizione di forza nel liberal-liberismo,
la sinistra e il centro-sinistra si è visto togliere la sua area elettorale a favore di queste forze sovraniste identitarie. Ha cominciato la Francia, città socialiste che diventavano le peniste, ma adesso ci siamo anche in Italia. Vorrei chiedere a Maurizio, appunto, se è vero che gli iscritti alla CGIL in Lombardia votano alla Lega, e comunque quando a Roma vedo che il centro-sinistra vince solo ai Parioli, che non sembra un'area proprio di poveretti o di accattoni, e perde in tutte le altre circoscrizioni di Roma, capisci che è avvenuta una sostituzione elettorale e sociologica fortissima. Oggi anche noi ci è arrivato questo problema, cioè a dire questo terzo protagonista, cioè il liberal-liberismo, il socialismo democratico, riformista, liberale, e il sovranismo identitario, questo terzo protagonista è all'attacco e ci sta togliendo molta parte della nostra base elettorale. Questo tra l'altro ha fatto giustizia, ma io ho poco tempo, vorrei vedere qui in faccia tutti quelli che ci hanno spiegato quanto è bello il partito leggero. È talmente bello il partito leggero che ci hanno spiantato dai territori e dalle periferie, perché qualcun altro ha pensato invece che il partito non dovesse essere affatto leggero. Ma chiusiamo questa parentesi e torniamo al grosso del tema che ci ha proposto Venturo. Per cui oggi il terzo protagonista, sovranismo identitario, propone una chiusura delle frontiere, una chiusura, una affievolezza degli accordi internazionali di libero scambio, promette una soluzione sul piano, diciamo così, sovranista identitario, quindi di barriere con l'esterno, di queste grandi difficoltà che il mondo conosce oggi. In testa a tutti gli Stati Uniti, perché chi ha detto per primo America First? Il vero capo di questo movimento è indubbiamente il presidente Trump. Le risposte a tutto questo sono oggettivamente un po' agli inizi, sono un po' ai balbettii, intanto perché una certa classe dirigente non si è resa conto di quello che stava avvenendo. Per comodità la potremmo definire blairista, terza via, tanto per capirsi. In realtà forse il discorso è più complesso. E mi verrebbe voglia di fare un esempio concreto, ma non so se ho tempo. Quando Romano Prodi, a cui naturalmente va tutto il mio saluto e la mia stima, stava finendo la sua mandato di presidente della Commissione Europea, gli industriali di Prato, che erano allora guidati da un presidente olivista per capirsi, mi chiesero di portarli da lui, cosa che feci. E gli consegnarono e gli fecero un discorso una volta tanto piuttosto serio. Ci guardi, se lei pensa che tessile ha un futuro, bisogna fare A, B, C, D. Quelle cose che oggi ha cercato di fare Calenda, ma proprio alla fine, cioè evitare il dumping sociale. Se lei pensa che non lo abbia, ce lo dica, proveremo a riconvertirlo. Onestamente una risposta in quella sede non fu data, forse sarà data in qualche altra sede, fu preso buona nota del promemoria, ma non in quella sede una risposta non fu data. Ma mi sembra una cosa paradigmatica, diciamo, di come ci siamo esposti a questa vicenda senza capirla, senza capirla fino in fondo. Per dare una risposta bisogna ricominciare dai fondamenti, è quello che fa Andrea Venturo. Intanto ricominciamo a vedere i fondamenti, chi è davvero quest'uomo economico, perché in realtà gli orizzonti più intelligenti, più interessanti dell'economia si sottraggono a quest'idea che l'uomo sia un meccanico reattore, diciamo, alle vicende economiche, in realtà vedono delle aspettative della persona un grosso fattore, diciamo così, dell'economia. E poi soprattutto credo che si possa dire che questa reazione in termini di chiusura di sovranismo identitario troverà i suoi limiti, andrà a sbattere il naso, e se noi non ricostituiamo delle condizioni di coesione e di capacità di convivenza sociale, probabilmente la crisi continua. È chiaro che uno può andare in Europa, se è italiano, a dire adesso io non mi voglio più stare alle regole, i deficit, spendo quanto voglio, mi indebito quanto voglio, sì, però alla fine qualcuno paga il conto lo pagheranno i risparmiatori, sappiamo. Quindi non credo, credo che a un certo punto questo trova i suoi limiti invalicabili. E a quel punto occorrerebbe appunto ricostruire quella che Andrea Ventura nel suo ultimo capitolo chiama una nuova socialità, cioè evitare di cadere nel fatto che ogni cosa ha un prezzo, ma ricostruire il valore in rapporto anche appunto alla convivenza sociale e al valore
Ricordo che io ho presentato con udienza analoga, credo, il Lombardi e il Fincottero, e c'era la Pettini, ma non so se c'è stamattina, non c'è, non la vedo infatti. E Lombardi amava dire una società ricca perché diversamente ricca, cioè non misuriamo tutto col prodotto interno lordo, ma misuriamo con una serie di valori. Qualcosa del genere l'ha detta anche il premio Nobel dell'economia, l'indiano Amartya Sen, quando ha messo le capacità, le capabilities, no? come momento. E credo che questo sia effettivamente l'elemento di ricerca assolutamente più importante, all'interno del quale poi ci sono i fenomeni più moderni che abbiamo di fronte, l'ambiente, anche se è paradossale che il documento più avanzato in tema ambientale sia l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e la sua ecologia integrale, no? Per la sua richiesta. C'è bisogno evidentemente di una capacità anche laica di affermare valori di questo genere. Allora Ventura chiama il neoliberismo un flagello, e visto gli effetti credo che abbia tutto sommato delle buone ragioni per farlo, visto quello che sta avvenendo. Però, come veniva detto bene da Elisabetta Malfitano, c'è anche una parte costruttiva, la ricerca di una nuova socialità. Il tutto in una situazione, vedrete che Ventura affronta anche Marx nel suo libro, diversa da quella di Marx. Marx aveva elaborato una teoria dello sfruttamento del plusvalore. Vi ricordate, era rozzamente parlando, l'operaio lavora 8 ore, viene rimeritato per una parte di queste ore e altre ore vanno in realtà al capitalista. Poi altri rispondevano, era bene che fosse così, così il capitalismo investe, cioè, poi diceva di no, ma comunque. Oggi però, rispetto al capitalismo finanziario, come facciamo a fare questo ragionamento? Cioè lavori concretamente per un prodotto tante ore e una parte ti vengono tolte. Col capitalismo finanziario siamo ben al di là di questo. Cioè si è perso per molti aspetti il rapporto con l'aspetto fisico della produzione, e naturalmente l'aspetto fisico della produzione poi aveva portato una socialità, perché alla fine quando avevi tanti operai, così come era nelle grandi imprese, non potevi muoverti solo contro di loro, alla fine dovevi farci i conti, e di qui nasceva, laddove si era capaci, il riformismo, cioè un'azione redistributiva di reddito, un'azione redistributiva dei poteri, un'azione della società che teneva alte le condizioni di vita del lavoratore. Oggi siamo di fronte appunto al fatto che il capitale finanziario ha fatto agio sul capitale produttivo in senso stretto, ma quando questo avviene le società vanno scese, ed è quello che è avvenuto. E quindi io credo, trovo giusto questo richiamo a ritessere, ripartendo appunto dai principi dell'analisi, a mettere in discussione l'inevitabilità di questo processo, che sembra quello che oggi mettono quello sembra l'atteggiamento degli acritici, no? Processi inevitabili, e eventualmente possiamo essere un po' compassionevoli, ma nemmeno tanto, perché oggi con gli emigranti non sono più nemmeno compassionevoli. Me la fate fare una parentesi, poi smetto davvero di chiacchierare. Quanto costerà all'Italia avere portato per 7 giorni la nave Aquarius scortata da 2 navi della Marina Militare, andata e ritorno di Valencia? Se credo che se si fa i conti di quanto costa questa spedizione, probabilmente è assai inferiore a quelli di accoglierli. Ma questo non si può dire, non si dice. Comunque oggi nemmeno tanto compassionevoli. Ma siamo di fronte a fenomeni come quello del continente africano che o vengono affrontati con un'azione politica o col mercato, ci regaleranno milioni di profughi in futuro. Quindi il mercato di per sé non sarà. Quindi io credo che sia effettivamente necessario reintrodurre questi elementi di critica e di ricostruzione nel nostro dibattito, nella nostra azione politica. E non sarà tanto facile, perché tante cose sono state distrutte, c'è da ricostruire tanto, ma certamente credo che Andrea Ventura ci dà un contributo interessante in questa direzione. Grazie. No, appunto volevo dire solo che appunto il professore ha già messo in ballo diversi temi e penso che uno fra tutti è il discorso di andare a ricostruire queste fondamenta che sono state distrutte e mettere in crisi appunto le fondamenta di un homo economicus, quindi chi è questo homo economicus. E l'idea appunto di Andrea è anche quella che hanno avuto molti di fronte a questa crisi, cioè di ripartire poi dal marxismo. C'è tutta una rinascita, no, degli studi su Marx, però allo stesso tempo Andrea critica
lo stesso Marx, perché anche lui all'interno di una logica razionale, appunto, una logica dei bisogni, mentre Andrea ricostruisce questa socialità a partire da una logica delle esigenze, che forse la logica non è. E allora magari chiedo a Bruno di continuare. Sì, no, ma intanto è un libro che ci pone le domande radicali. Quelle bisognerebbe porsi tutti rispetto al senso del nostro essere nel mondo. Io facevamo una battuta, faccio un'attività, quella sindacale che sono scelto. Se dovessi guardarmi indietro, gli ultimi 20 anni sono stati assorbiti da questa dimensione collettiva e pubblica l'aspetto della qualità delle relazioni, dell'umanità, ma ne parlava anche Marx, soprattutto quello dei Grundris viene ripreso, insomma, ed è un tema fondamentale. Quindi, o con l'altro tema fondamentale a cui veniamo chiamati a interrogarci, è sulla natura dell'uomo. Queste grandi domande sembravano soltanto del 600, no? Come sia l'uomo per natura, o quale sia la natura dell'uomo, se l'uomo è perfettibile, se l'uomo può darsi, come dico, una dimensione obiettiva senza la dimensione religiosa. E queste, insomma, sono domande che è utile farsi per dare un senso al nostro agire obiettivo. E lo dice una persona che ha scelto di fare il sindacalista della CGIL, quindi ogni momento è impegnato a dare anche risposte concrete. Risposte concrete però che si scontrano con questa idea assoluta e totalizzante, che ha una dimensione, potrebbe essere anche quasi antropologica, da negare per avere una possibilità di liberazione collettiva, che l'uomo sia un essere che si muove secondo una razionalità astratta, fatemi dire così, che è legata a una modellizzazione tipo matematica, dove non ci sono valori, principi, azioni collettive, scelte apparentemente omogenee di forma a questo. E il libro mostra come sia stato possibile da una grande scoperta, non esiste il Nobel dell'economia. Sembra una banalità, ma noi abbiamo un grande apparato retorico, ideologico, che fa coincidere, anzi nega la dimensione della storia e della trasformazione, perché il capitalismo sia l'unica modalità in cui gli uomini associati possano rapportarsi rispetto alla realtà esterna e vedere il proprio confine, la propria dimensione. Guardate, dalla stessa contrattazione difensiva di una fabbrica in più, il confronto con le istituzioni locali, il confronto del governo nazionale europeo, ci sono dei vincoli dati come dati di natura che non possono essere messi in discussione e farti coincidere con un dato, come dire, legato alla natura dell'uomo, che siano, come dire, il vincolo del 3%, che siano anche le politiche keynesiane. Io sono diventato moderato in quel campo, mi accontenterei di politiche anche keynesiane, di intervento anche programmatorio rispetto all'economia, magari ragionando su che cosa produrre. Cioè non la produzione di merci, qualunque essi siano, perché non se ne dite al netto della discussione sulla legge dei valori. La logica del quel, riprendendo una situazione di Marx, quella smodata sete di guadagno, che è un dato del funzionamento del capitalismo, e questo è l'altro aspetto che mi sembrava molto interessante e che ci rende tutte le cose più complicate, si lega alla dimensione patologica dell'uomo che ha annientato la sua umanità. Perché altrimenti veniva detto, noi stiamo dentro il flagello del neoliberismo, che per affermarsi fa le prove attraverso colpi di stati militari in America Latina. Anche questo è un atto di coraggio, ricordarlo non è banale, lo fa la rivista Left, l'hai fatto tu nel tuo libro. Cioè, i Chicago Boys sperimentano le teorie neoliberiste facendo il colpo di stato uccido. E come fa un altro collaboratore, sia di Left, di Lazzaro Doro o Tulli, e ci dice il piano Condor, cioè l'azione della CIA in tutti i paesi dell'America Latina. E
cioè l'affermazione delle teorie neoliberiste di questo flagello è nel campo della cultura e del sapere una battaglia per l'egemonia delle idee, ma si è sostanziata in un'azione militare della CIA in America Latina. Chi non era della OSA lo fanno saltare in aria, anche quello non conoscevo così. Quindi è un libro che ci chiama a fare conto con la storia, ci sbatte in faccia queste cose, ci sbatte in faccia le sconfitte. Io vengo dalla tradizione comunista, si è detto così via. Ho conosciuto, grazie anche al compagno amico Roberto Passini, la tradizione socialista, e mi rendo conto quanto anche nella tradizione comunista fossero schematizzazioni, avessero poco senso, divisioni e così via, ma siamo stati tutti sconfitti, politicamente senza dubbio. Ma c'è un grumo profondo, e la domanda più complicata: quando un sistema, io la dico con la mia tenuta, di produzione e riproduzione sociale, dove quella smodata sete di guadagno muove la storia e la società, si innesta sulla dimensione potenzialmente patologica di annullamento, come dire, di un sistema di relazioni e fanno l'uomo rispetto al riconoscimento dell'altro, come si rompe questa gabbia? E che io non so voi, io ho la percezione, non so se ha un senso di impotenza, di una gabbia che corre il rischio di chiudersi. Siamo stati sconfitti sul piano politico, abbiamo battuto le battaglie di emancipazione, siamo stati sconfitti. La nota d'ottimismo sulla liberazione del bisogno, non c'è più nemmeno questo nelle economie capitaliste avanzate. Noi viviamo un processo di polarizzazione pazzesco, tra lavoro e non lavoro, fra salari dignitosi, salari non dignitosi, su tutte le varie possibili forme di sfruttamento. Perché è vero, non c'è soltanto lo sfruttamento nel singolo momento lavorativo, dall'altro la tecnologia permette purtroppo di espandere la giornata lavorativa oltre le ore direttamente lavorative, ma c'è il sapere messo a profitto, come dire, dell'estrazione di plus valore. Ma avviene, questa è l'altra cosa che mi permetto di suggerire, dovrebbe essere un filone interessante, viene messa all'emotività delle persone, la dimensione relazionale al valore. Badate, dalla cosa semplice, che le commesse dei negozi di moda devono essere sempre sorridenti, ai contratti integrativi per avere il salario accessorio, e ti dicono soltanto, non solo devi far bene il tuo lavoro, ma la tua visione del mondo deve coincidere con la visione del mondo dell'azienda. Cioè non basta più che tu faccia bene il tuo lavoro, tu devi aderire nella competizione globale al destino aziendale. Quindi noi abbiamo, non finisce nemmeno l'intensificazione del lavoro fisico, noi abbiamo anche in Italia, abbiamo importato all'America il lavoro povero, si è povero anche se si lavora, c'è sempre il lavoro, c'è una stratificazione di modalità produttive, in tanti posti c'è la pura e semplice catena di montaggio, anche nell'economia digitale, perché coloro che addestrano l'intelligenza artificiale magari in un sottoscala dell'India hanno parcellizzato una serie di attività pagate attraverso la piattaforma, siamo pulpo meccanico, 0,0 centesimi e così via, quindi si parla anche di neo taylorismo digitale. Ci sono le forme tradizionali, c'è la riduzione schiavitù, anche sotto, noi abbiamo fatto nel CGL una serie di indagini sulle cooperative della logistica, o la delega all'immigrazione, lo pensavamo fosse soltanto possibile sui lavoratori migranti, in realtà il capitalismo è democratico, se può sfrutta tutti in grande profondità. Noi, vicino, come dire, alla cupola del Brunelleschi, cooperative che lavorano per soggetti pubblici, siamo alle forme di grave sfruttamento lavorativo. L'attacca dopo è la riduzione della schiavitù. Cioè noi abbiamo queste stratificazioni. E però, ripeto, la cosa del libro che mi ha intrigato è questo, che c'era qualcosa, poi il neoliberismo dal nostro punto di vista ha fallito,
dal punto di vista macroeconomico, dal punto di vista della disoccupazione, ma tutti noi stiamo dentro quella logica. Pensate il suicidio per mancanza di lavoro e per perdita di lavoro. Perché non c'è più una risposta collettiva, ma c'è una conclusione individuale? Perché viene fatto credere e vivere che non è un problema di dinamica macroeconomica e di creazione del lavoro, che tu sei l'imprenditore di te stesso. Tu hai il tuo capitale sociale dentro di te, tu avresti astrattamente tutte le opportunità se fallisci una sconfitta individuale fatta vivere dal punto di vista individualista. Quindi non solo dal punto di vista sindacale, collettivo e politico non trovi quella dimensione, ma il tuo animo non si rapporta in maniera, come dire, umana con una rete di relazioni. Cioè non c'è la rivolta, non c'è la ribellione, c'è la ribellione per entrare nella cittadella dei consumi, oppure c'è un atto che nega la tua stessa vita, perché tu non vedi una dimensione, io la vi collettiva, diciamo, come dire, di trasformazione collettiva. L'uomo economicus è andato oltre, è diventato l'imprenditore di se stesso, tutte queste retoriche menageriali, tutta questa cosa. Questa seconda natura ci fanno credere sia la natura dell'uomo. Invece l'uomo non è per natura così, ma è bene ridomandarsi queste cose. Bisogna evitare, mettere insieme una liberazione sociale e politica, anche una qualità delle relazioni. E questo è complicato, come siete delle insieme, ma queste io penso siano davvero le domande dell'oggi. Io penso che, e proprio oggi abbia ragione Marx, Marx diceva quando il lavoro non è più misura del valore, siamo, come dire, al comunismo come fatto storico. Ed è così, se le ore di lavoro non sono più misura della ricchezza prodotta, ovvero la capacità delle forze produttive, grazie al fatto che ingloba anche scienza, tecnologia e la vita delle persone è diventata così grande, il sistema di relazioni e le dinamiche sociali nel quale siamo imprigionati sviluppano una spirale distruttiva. Nel libro si dà un'altra, non si dà solo questa risposta, si danno anche altre risposte. Ma io penso che siamo a questo, che il capitalismo storicamente determinato non solo è incompatibile con la democrazia, non a caso si parla di post-democrazia, ma comincia a essere anche incompatibile con quella è la natura dell'uomo. Di fronte a questo sono domande e opzioni che tengono insieme la dimensione sociale, la dimensione politica, la dimensione di liberazione dell'uomo riconoscendo l'altro da sé, che dovrebbero essere patrimonio di discussione di tutti coloro che vorrebbero provare a ricostruire una sinistra del lavoro, della relazione laica, perché noi spesso appartiamo a un sistema di, io non sono neppure credente, ce l'ho tutto, sono comunista e ateo e faccio sindacalista della CGIL, ce l'ho tante cose che non se ne dico, ma c'è bisogno di una sinistra che metta insieme tutti i filoni di critica al capitalismo e che tenga insieme tutti gli ambiti di liberazione dell'uomo e della donna. Ecco, il libro Andrea Ventura ci costringe, ciascuno di noi, a misurarsi con le domande di fondo. E faccio l'ultima battuta, lo dicevo prima, io sono un nevrotico che si è riscritto spesso all'università, mi sono occupato anche di stampa e censura nella Toscana dell'Ottocento. E ho fatto il catalogo della tipografia dei padri scolopi di Firenze dal 1816 al 1863. E dopo aver sostenuto discussioni su tutti i cristiani caldei e discussioni sul giazzerismo, sono stato ammesso a mangiare insieme ai padri scolopi. Rispetto alla pulsione d'annellamento e il disconoscimento di chi ci sta, tu lo vedi ma come se non ci fosse, e di quanto questo sia penetrato negli ambienti, non tutti, come nella dimensione religiosa, il ruolo della donna. Noi mangiavamo e sul tavolo c'era
un campanello C. Ecco, il campanello serviva a chiamare la signora che ci portava da mangiare e ci toglieva il cibo. Ma la cosa ricollegando, tu fai l'esempio di Primo Levi, sempre i processi, guardate, questo è molto meno drammatico, ma quella persona era assolutamente trasparente ai nostri occhi, non esisteva. E quindi mi è servito anche, oltre a considerazioni su Marx e la dimensione politica, a rileggere una serie di episodi della vita magari quotidiana di ciascuno di noi, in cui uno aveva avvertito un elemento di potenza negativa fortissima, ma non l'aveva dato, come dire, un'interpretazione che mi è sembrata dolorosamente e drammaticamente vincente. Grazie. Prima di dare la parola all'autore, e appunto anch'io dire due parole, perché devo dire il libro, io l'ho letto, come già vi dicevo, con gli occhi della filosofa e non dell'economista, e la cosa mi ha molto molto colpito, perché devo dire che appunto per una rara volta, leggendo, ho potuto toccare con mano diciamo la violenza, appunto, la criminalità, ecco la parola che mi veniva prima, la criminalità di un pensiero e di una mistificazione della realtà. Per questo ti ringrazio, perché per questo mi veniva da dire che hai appunto tolto il velo di Maya, perché in qualche modo il tuo libro consente di andare a vedere qual è appunto il, diciamo, la costruzione, l'obiettivo di una logica, cioè ci raccontano che l'essere umano è in un certo modo, che la storia dell'uomo è avvenuta in un certo modo, che l'economia va in un certo modo e che deve andare così, che l'essere umano deve essere così, che la storia dell'uomo deve essere andata in questo modo. E questo modo qual è? È appunto quello che poi voi avete detto, cioè nel senso che la filosofia condivide da sempre, cioè l'idea che la razionalità è la caratteristica essenziale che ci distingue dagli altri esseri viventi. Io devo dire che su questo trovo un alleato in Andrea, anzi ti chiederò di venire a scuola a parlare con i miei studenti, perché non è facile parlare ai giovani di oggi e mostrare, evidenziare come un pensiero che appunto, diciamo, sembra razionale, sembra giusto, sembra la ricerca dell'utile, sembra appunto cercare il profitto, ma il profitto di chi? La felicità di quale felicità? Io appunto basta pensare alla dichiarazione di indipendenza americana, no? Per cui in realtà qual è la felicità che si proclama come diritto di tutti gli individui? Di quali individui? Appunto, quelli che non ci arrivano, sono colpa loro se non ci arrivano, no? L'idea è che chi non ce la fa è perché non è razionale abbastanza. Non solo, ma la politica e l'economia diventano quegli strumenti che servono all'essere umano per in qualche modo placare un'animalità, una violenza che avremmo noi di natura. Cioè la nostra socialità è una socialità costruita dalla politica e dall'economia, perché altrimenti noi ci uccideremo l'uno con l'altro. Questa è l'idea filosofica e politica che sta sotto, cioè l'idea che lo Stato è una costruzione artificiale della ragione umana, perché altrimenti nello stato di natura gli uomini perirebbero. Allora, la grandezza di Marx era stata proprio questa, cioè l'idea che la socialità non è una costruzione razionale, ma è nella natura dell'uomo. Ecco, a me piacerebbe ora che tu invece magari da un lato ci mostrassi quali sono i limiti di un marxismo, e che forse adesso la sinistra deve fare i conti, no? Prima il professore diceva siamo stati miopi di fronte a un fallimento, ciechi, non riusciamo, perché oggi per esempio abbiamo un elettorato che appunto vota Lega? Il 10%, non ho risposto, tra gli iscritti della CGIL il 10% ha votato Lega, e il 33% ha votato Movimento 5 Stelle, il 35% ha votato PD, il 12% ha votato Liberi e Uguali,
il 4,5% ha votato Potere al Popolo, il 2% ha votato, come dire, Forza Italia. Se tenete conto, perlomeno l'Italia non ce l'avete. No, e invece abbiamo avuto anche membri dei direttivi che erano di Forza Nuova nel Veneto. Non si fanno mancare nulla. No, per dire che anche il corpo degli iscritti della CGIL non è affatto immune, non soltanto del voto, ma della condivisione di quei disvalori che sul tema dell'immigrazione mostrano un'aggressività rispetto al nostro mondo. Scusa se... No, invece ho fatto bene, perché appunto... È una domanda che gli avevo fatto. Domanda, e non solo, ma tu hai il polso, diciamo... Io ho un alto polso, io devo dire che la situazione, visto che era grave, è complicata, diciamo. Gli alunni ci sono tanti che votano Casa Pound a Firenze. Sì. Cioè, e questo... E devo dire che lì mi sono resa conto che la situazione è grave. Cioè, la situazione... Allora, la domanda che io perfetto, ma si mi fa male, ma... cioè andare a vedere dove la sinistra, quali sono appunto le responsabilità di una sinistra e quali, diciamo, narrazioni, è brutta la parola, però racconti possiamo dare per dimostrare che appunto la visione dell'altro, la paura dell'altro non è nella verità dell'essere umano, appunto si è detto tutta la sera, no? È patologia, cioè quando chi non riesce a rapportarsi all'altro evidentemente ha qualcosa appunto che non va. Questa è la domanda da porre, penso, da porsi. Beh, grazie a tutti, grazie per le cose che avete detto, e grazie per essere qui. Non è semplice, perché sono state dette un sacco di cose. Allora, io anzitutto ovviamente la mia analisi parte dal fatto che sono un economista e quindi la chiave di ricerca che ho sviluppato è quella di un economista che si trova a dover contrastare un pensiero dominante che ormai è quello che si studia in tutte quante le università, in un modo o in un altro il neoliberismo si è potuto affermare perché c'è stata un'operazione culturale in conseguenza della quale ormai questa è la teoria economica, e addirittura è uscito un libro in cui dice contro il negazionismo economico, cioè ci stanno degli autori che dicono che ormai le discipline economiche hanno una serie di certezze e metterle in discussione utilizzano questo termine, il negazionismo, come se la critica ormai fosse un fatto di negare la verità evidente che è quella appunto della teoria economica dominante. E come diciamo anche sul piano personale, io ho vissuto proprio, anche proprio professionale, diciamo sul piano della... questo passaggio fra gli anni 70 e gli anni 80, in cui a un certo punto il paradigma della teoria dominante è cambiato completamente, cioè il paradigma prima era quello keynesiano, in cui si chiedeva l'intervento pubblico nell'economia, si diceva che i mercati non erano efficienti perché altrimenti avrebbero portato alle crisi, che i movimenti di capitale dovevano essere controllati. Poi quel passaggio degli anni 80, a un certo punto nel corso degli anni 80 e poi anni 90, uno si trova sempre più isolato in tutte queste cose, per cui la teoria è cominciata ad essere quell'altra, i mercati sono efficienti, i movimenti di capitale vanno liberalizzati, la globalizzazione, eccetera. E quindi la domanda è che mi sono posta è perché questo passaggio, cosa è successo in questi anni? E la cosa più evidente è che è successo che Reagan e la Thatcher hanno preso il potere e hanno imposto una svolta, praticamente da prima una svolta di politica economica, poi hanno incominciato a occupare e a fare proprio un'operazione di pulizia all'interno di tutte le istituzioni internazionali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, quindi tutti gli studiosi di economia keynesiana sono stati allontanati dalle università. E io adesso qui la dico grossa, e quando Hitler ha preso il potere la prima cosa che ha fatto è eliminato tutti quanti quelli che non seguivano le scienze della razza dall'università, per cui poi si insegnava, che ne so, la biologia razziale, l'eugenetica, eccetera, e l'hanno fatto in pochi anni. Ovviamente qui i tempi sono cambiati moltissimo, quindi c'è voluto un decennio, anche più di un decennio, però l'operazione scientifica è stata quella di togliere tutti quanti quelli che la pensavano in un altro modo e costruire questa visione della teoria economica
come visione unica che lavorandoci dentro, cioè uno ci si rompe la testa, tanti colleghi ci si rompono, perché è falso, scientificamente la cosa non può essere dimostrata, cioè non si regge la teoria come viene formulata. E quindi la ricerca è, per un economista, dice io continuo a rompermi la testa su questo, discutere, a criticare i colleghi, oppure svolgo un'analisi, diciamo, a carattere storico-politico per capire veramente qual è stato il passaggio, che cosa è successo, eccetera. E se uno guarda la cosa da una prospettiva più ampia, vede ad esempio quello che hai ricordato te, che io porto nel libro, che le prime applicazioni della teoria economica neoliberista sono state nel Cile di Pinochet, nei paesi Chicago Boys, ma non solo, in America Latina, nell'Indonesia di Suharto, e quindi c'è stato l'assassinio di Letelier, che sosteneva delle cose completamente diverse, e quindi c'è un progetto politico che parte molto prima di quello che noi osserviamo, che parte addirittura dagli anni 30 con la Montalegre Society, che quindi ci sono questi economisti neoliberisti che fondano questa società per la rifondazione, cercano proprio l'obiettivo loro di distruggere Keynes, cioè le idee di Keynes vanno cancellate, e iniziano negli anni 30, negli anni 40 a fare questo circolo dove si formano tutti gli economisti neoliberisti, eccetera. E poi vai a vedere che cosa è successo nella sinistra e scopri che in realtà la sinistra è vero che è stata sconfitta, ma in realtà la sinistra di Blair, la sinistra europea, eccetera, di fatto è stata sconfitta perché loro hanno aderito a quel modello della società, cioè la loro scommessa politica era che, essendo crollato il marxismo, essendo comunque già negli anni 80 si vedeva che non funzionava nell'Unione Sovietica, cioè già c'era stata la destalinizzazione, cioè le cose erano, e quindi in assenza di una teoria di una teoria che consentisse di portare avanti un'opposizione sociale, i partiti socialisti e socialdemocratici hanno cominciato ad aderire al modello dell'ideologia del libero mercato. Quindi noi ci siamo trovati che il progetto europeo, questo magari il professor Spini ci potrebbe raccontare anche più a fondo di quello che posso aver fatto io, ma il progetto europeo è stato un progetto nato da Delors, dalla sinistra francese, no? Che sono loro che non è stato un progetto di destra, diciamo, è stato un progetto, diciamo, portato avanti in grandissima parte dall'elite della sinistra. Così noi in Italia abbiamo ovviamente tutto lo schieramento di sinistra che ha giocato la sua scommessa sulla costruzione dell'Europa, no? Quindi l'adesione ai doppi di Maastricht, l'adesione alla moneta unica, eccetera. Certo, l'idea era che poi sarebbe arrivati alla democrazia in Europa e quindi si sarebbe costruito una prospettiva di, diciamo, anche di democrazia a livello europeo, perché si poteva contrastare anche le altre potenze più facilmente con la dimensione europea rispetto a quella nazionale, tutti vari gli argomenti, ma di fatto il progetto neoliberista è stato un progetto che non è stato subito dalla sinistra, ma è stato in parte subito dalla sinistra, in parte assorbito all'interno della sinistra. A questo punto, oggi che cosa si può fare? Ovviamente nella pratica politica le cose da fare sono tante, ma diciamo, mi sembra che l'hai raccontato anche te, la cosa è molto, come dire, è difficile perché hanno messo su una macchina infernale. Io a volte penso ai classi dominanti che stanno continuando a insistere con questo progetto della moneta unica, dei criteri di Maastricht, eccetera. Ci credono veramente, oppure hanno messo su una macchina talmente distruttiva che loro stessi hanno paura di uscirne perché pensano che chissà che cosa può succedere, per cui la revisione di alcuni come dire, anche di criteri di funzionamento dell'Europa è difficile, perché è come se avessero costruito una struttura talmente rigida, talmente meccanica, talmente impersonale, che andarla a distruggere sono quasi loro stessi spaventati di quello che può succedere. Quindi siamo prigionieri di una macchina astratta che continua a produrre i suoi esiti distruttivi. A questo punto il professor Spini diceva prima, crollerà e quindi sarà necessario tirar fuori delle idee nuove. Io non so se crollerà e cosa ci troveremo di fronte se crollerà, o se è possibile, come dire, entrare nel merito e cercare che questo crollo non avvenga, ma si sviluppino delle forze che possano portare anche a delle revisioni di criteri di base, eccetera. Però penso che qualunque tipo di prospettiva politica, ad esempio io non mi piace questa divisione che c'è nella sinistra fra i sovranisti e gli internazionalisti, perché in qualche modo non abbiamo la forza né di fare l'una cosa né di fare l'altra, quindi dividersi su qualche cosa che non sei neanche in grado di fare mi sembra una cosa non molto utile, invece varrebbe la pena di ripensare ai fondamenti. Questo, sono contento che sento il messaggio di fondo del libro è stato colto dai miei amici che mi stanno accompagnando in questa serata, perché io voglio ridiscutere di alcuni fondamenti.
e discutere di alcuni fondamenti, perché penso che la società si muova sulla base di, delle idee, non sulla base degli interessi, ma sulla base delle idee. E noi la costruzione della realtà sociale è una costruzione abbastanza complessa, perché gli uomini in effetti creano delle realtà artificiali basate su delle dimensioni interne che non esistono come la natura fisica, cioè non esistono come il moto dei pianeti, come la crescita delle piante, eccetera. Creano delle realtà che però assumono una verità vera. Ad esempio, se voi pensate alla moneta, è un pezzo di carta. Perché tutti quanti credono che la moneta valga? Perché è una visione condivisa in cui quella moneta ha un suo valore, noi sappiamo che anche gli altri la utilizzano, e quindi tutti quanti ci muoviamo, e la realtà della moneta è una realtà oggettiva per gli esseri umani, talmente oggettiva che noi non ne possiamo fare a meno, ma al contempo è estremamente soggettiva, perché siamo noi stessi che l'abbiamo creata. Quindi, mentre per costruire un movimento di opposizione e di trasformazione della società, è come se noi ci dovessimo creare delle idee forti, che però al contempo sono idee soggettive, cioè dobbiamo mettere in atto una soggettività che corrisponda a quello che la gente vuole, a cui la gente aspira, in modo che questa soggettività poi, tramite una visione condivisa, possa diventare azione politica. Cioè, proprio perché noi poniamo in essere una realtà nel mondo che è la realtà delle idee. E nella realtà delle idee dovremmo avere anche gli strumenti per distruggere quelle che sono le idee dell'avversario. Cioè, nel senso che poi noi abbiamo di fronte una teoria che ha delle idee chiare. E in questo senso io penso che una sinistra non possa rinascere se non a partire dalla critica del capitalismo. Perché? Perché il capitalismo è quello che è la base della teoria del neoliberismo. Paradossalmente però noi vogliamo criticare il capitalismo, ma non abbiamo neanche gli strumenti precisi per comprendere cos'è il capitalismo. Perché il capitalismo non è un'attività di impresa. L'attività di impresa può essere un'attività cooperativa, può essere un'impresa statale. Il capitalismo non è il mercato. Perché il mercato può essere un mercato, c'è sempre stato anche quando non c'era il capitalismo. Quindi il capitalismo non è anche la ricchezza in sé, perché la ricchezza può essere usata per beneficenza, per vivere bene, e invece quando la ricchezza è utilizzata a fini capitalistici diventa capitalismo, no? E questa è una cosa che dice Marx. Il capitalismo è un rapporto sociale. È un rapporto sociale basato sullo sfruttamento dell'altro essere umano. A quel punto io provo a utilizzare la teoria di Massimo Fagioli, la teoria dell'analisi di Massimo Fagioli, per fare un passo avanti nella comprensione del meccanismo del capitalismo. Cosa c'è alla base del capitalismo? Secondo me, alla base del capitalismo c'è la pulsione di annullamento nei confronti dell'altro essere umano. Cioè l'altro essere umano nel capitalismo non è più considerato come essere umano, ma è un oggetto materiale che deve essere sfruttato ai fini dell'arricchimento. E qui non c'è un rapporto con la realtà umana dell'altra persona. L'altra persona è considerata un mezzo materiale, come può essere una macchina, come può essere... E tu giustamente fai cenno del tuo episodio, che dici, a me questa cosa che dici dell'annullamento, che tu utilizzi qui per Primo Levi e che utilizzi anche per spiegare la natura del capitalismo, io me la sono ritrovata in quel contesto, no? In quel contesto ho capito che lì, è vero, non c'era una violenza fisica, ma c'era una violenza terribile, perché quella persona non veniva vista. E quando il sistema capitalistico a un certo punto dice, in quella fabbrica gli operai rompono le scatole, adesso non hanno creato un meccanismo infernale per cui basta un click su un computer, per cui quella fabbrica viene chiusa e si apre da un'altra parte. Quindi questa idea di annullare l'altro essere umano, di annullare la realtà dell'altro essere umano, diventa un meccanismo sociale che poi, paradossalmente, come dicono molti, ha a volte la conseguenza di distruggere anche l'attività di impresa, perché l'impresa a volte cresce e prospera molto spesso quando l'imprenditore ha un rapporto con gli altri esseri umani, cioè considera la forza lavoro non solo uno strumento, un mezzo da sfruttare, ma anche le capacità delle persone di lavorare, la loro inventiva, la loro... Quindi questo meccanismo così dominato dalla finanza, così di breve periodo, così orientato al profitto nei prossimi 6 mesi, non nel profitto nei prossimi 10 anni, ma nel profitto nei prossimi 6 mesi, nei prossimi 3 mesi, tanto che l'investimento finanziario estremamente liquido può portare a chiudere una fabbrica, aprire un'altra soltanto perché quell'altra è più produttiva e nel breve periodo mi dà un tasso di produzione più alto, porta all'estremo quella che Massimo Fagioli chiama pulsione di annullamento nei confronti della realtà umana, che poi è pulsione di annullamento anche nei confronti del rapporto sociale, per cui la democrazia non esiste. Torniamo al caso del Cile, c'è stato Allende che voleva nazionalizzare,
Io faccio un colpo di stato e lo faccio fuori, perché a me mi interessa che il rame sia nelle... cioè dietro questo meccanismo è antidemocratico perché annulla tutte le istanze sociali che non siano quelle riconducibili alla logica del profitto. Quindi il compito è gigantesco, diciamo, però come dire, iniziare da alcuni tasselli culturali per cercare di capire perché questo sistema è distruttivo. È distruttivo ovviamente anche perché, se voi pensate, una teoria economica costruita su un modello delle scienze della natura che considera gli esseri umani niente, che non considera la democrazia, che non considera il diritto, che non considera l'ambiente, cioè poi distrugge la società. E certo, nei presupposti del neoliberismo c'è la distruzione della società, perché l'individuo che è dentro questo modello è un individuo distruttivo, che è un individuo distruttivo perché non è un essere sociale. Quindi è complicato, però è complicato, ma al contempo è abbastanza, come dire, è necessario prendere questa via della ricerca per cercare di come dire, di arginare questa deriva. L'altra cosa che mi viene da dire rispetto a questa questione dei migranti è anche lì c'è un annullamento completo della realtà dell'essere umano. Ma perché poi finisce che molta gente si sente così? Perché praticamente questa protesta cieca, come tutte le proteste di destra, praticamente dice: ma io perché devo accettare qualcuno quando io non ho neanche il lavoro, non posso lavorare, non arrivo alla fine del mese? È terribile, però la realtà è che questa lotta tra i poveri nasce da due povertà, diciamo, da aver creato una povertà e da aver creato l'altra povertà, e quindi tu metti insieme due povertà, non hai gli strumenti culturali per capire neanche quello che ricordava prima il professor Spini, che alla fine non è un problema, capito? E quindi ti scateni contro il nemico. C'era una descrizione di Trotsky del fascismo che diceva: è il piccolo borghese incazzato. Ecco, il fascismo, come dire, nel momento in cui la gente è arrabbiata perché non trova risposte, perché si sente trascurata dai meccanismi della globalizzazione, perché si sente trascurata dall'Europa, eccetera, che fa? Se la prende con chi è più povero di lui, no? E quindi se la prende col migrante, se la prende. Ecco, se noi non ricostruiamo una cultura politica a tutto tondo, come era quella magari del marxismo, che poi è fallito, oppure come con tanti spunti che io considero i più preziosi, che sono quelli della tradizione del socialismo liberale, no? Quindi di prendere anche quella tradizione lì, che non ha, in Italia ha sempre sofferto, diciamo, di essere schiacciata tra la cultura cattolica e la cultura marxista. Se noi non ci sforziamo di ricostruire una cultura politica appunto a partire dall'essere umano, penso che noi non avremo delle difficoltà anche nell'impostare un'azione politica, di pratica politica. Ma poi c'è qualcuno? Sì. Ma io, i relatori hanno usato, diciamo, delle definizioni, dei concetti tipo la gabbia, Protini, no? Questo sistema chiuso, no? Se pensate anche che già nel 600 David Hume, no? Diceva che l'uomo in fondo è fatto di queste abitudini, la riproduzione, il sesso, eccetera, l'istinto proprietario, no? E il fatto della concorrenza, della competizione, in fondo non è stato inventato nulla. La gabbia d'acciaio di Max Weber, no? Il sistema, l'impianto, il Gestalt, scusate, questo non voglio pensare, è di Heidegger. È la tecnica, quando questa impotenza che ci prende, no? E che l'uomo si sente inferiore rispetto ai ritrovati tecnologici e vuole inseguirli, così come vuole inseguire diciamo, il successo economico e l'accumulazione del denaro. È la cosiddetta crematistica, cioè degli antichi greci. Quando il denaro prende il sopravvento, distrugge le società. Ora, noi abbiamo un apparato filosofico, no? Di critica, che parte dagli antichi greci fino ad arrivare fino a Marx, e se vogliamo anche delle cose importanti rispetto a quello che avete detto, ovvero sia, e che però non è stato sviluppato, il primato della politica sull'economia e l'analisi filosofica, economica, critica, no? La filosofia non tanto in riduzione da dottor Balanzone, no? È una filosofia che dice che non c'è l'individuo che per natura fa la concorrenza all'altro e vuole accumulare e vuole costruire un'industria da imprenditore di se stesso, ma c'è il contratto sociale,
e c'è, sono i diritti naturali, no? Il giusnaturalismo si chiamava una volta, no? Allora, è questo che bisogna far rivivere, ma come? Cioè, radicandoci in quelli che sono i problemi reali. E nella realtà attuale, quali sono quelli che ci impediscono l'impianto, no? La gabbia? Io credo che bisogna discutere di questo, altrimenti non si capisce la rivolta della gente, che è facile definire di destra, no? Ma che di destra non è, è strumentalizzata da gente abile, che dal mio punto di vista, no? non è il mio mondo quello della Lega, è una visione del mondo diversa, bisogna riconoscere che però hanno avuto la grande abilità di catturare quello che sono i bisogni essenziali, pure le angosce e la disperazione della gente. Allora, la disperazione di non vedere un futuro e un presente in cui la mancanza di lavoro, la mancanza di riconoscimento sociale, oppure quello che una volta si chiamava la dialettica servo-padrone, quello che diceva lei, no? Però adoperando una diversa fraseologia, no? Il non vedersi riconosciuti, il non vedersi trasparente, no? Gli esseri invisibili erano i neri degli Stati Uniti, quelli che fanno le donne delle pulizie, no? I servi, le cameriere, no? Quelli che fanno i lavori più umili, quelli che sono vestiti male, gli anziani, gli invalidi. Io faccio un lavoro, anche se mi occupo di politica, sono alla previdenza sociale, all'INPS. È un fronte di battaglia, la gente è malata, si ammala di cancro, di malattie sul lavoro, e non è che vuole la pensione di invalidità falsa, no, è una sciocchezza. La gente è disoccupata, la cassa integrazione viene lì a centinaia, vengono migliaia di persone e vogliono un aiuto, non perché vogliono l'assistenzialismo, ma dobbiamo recuperare un livello di umanità, di quello stato sociale che ha fatto la grandezza di questa nazione e dell'Europa a suo tempo, che è venuta fuori dalla guerra. La globalizzazione non è un'invenzione dei giorni nostri, già dalla seconda metà dell'Ottocento fino allo scoppio della prima guerra mondiale la globalizzazione c'era, è creato la concorrenza tra nazioni, l'imperialismo, quello che è andato ad invadere la Libia e ha ammazzato Gheddafi, ecco da dove viene il problema, dall'intervento delle nazioni, allora diciamo è l'Occidente il problema. Siamo noi che l'abbiamo approvato perché ne abbiamo ricavato dei profitti, andiamo a fare le vacanze, no? Le vacanze gialle, rosse, bianche, abbiamo 2 o 3 macchine e ci hanno tenuto buoni con questi, la manipolazione è questa. E allora cosa bisogna fare? Partendo da un discorso politico concreto, io dico che bisogna mettere in discussione senza aver paura di essere presi per sovranisti, nazionalisti, no. L'internazionalismo e il sovranismo, diciamo, sono due concetti che non riguardano queste cose qui. L'internazionalismo una volta era quello proletario, no? Che si riconosceva nella gente che lavorava nelle altre nazioni, che poi li ha portati a macellarsi durante la prima guerra mondiale, è andata così. Ma allora un discorso che dice: mettiamo in discussione questa Europa e la moneta comune, facciamo un'Europa, un'unione degli stati del mezzogiorno d'Europa, non una moneta unica, ma comune, la Spagna, la Grecia, l'Italia, non ci abbiamo neanche provato perché abbiamo accettato in tutto questa Europa. Mettiamola, molti dicono mettiamola in discussione da di dentro, ma da di dentro dove? Ma come? A Bruxelles? Il Parlamento Europeo non conta nulla, sono i tecnocrati, vanno lì, discutono e decidono per noi, senza che nessuno li abbia eletti. Ecco da dove parte la rivolta della gente, ma se nessuno la recupera sta rivolta, ci va la destra. E vincerà, la Lega stravincerà, Casa Pando avrà un largo seguito tra i giovani. Noi, ve lo dico subito, non abbiamo destino né futuro se continuiamo così. Come durante la prima guerra mondiale, subito dopo, sarà l'entropia del sistema, imploderà, esploderà, non so come, anche con rischi grossi di guerra. E noi però saremo messi ai margini. Ci sarà la Rosa Luxemburg che diceva il Karl Liebknecht ammazzati, no? Un'estrema minoranza. E poi Lenin, il partito bolscevico, che diceva no. Questo è il Partito Socialista Italiano che ha detto no alla guerra. Noi non abbiamo detto, non mettiamo in discussione la NATO. Abbiamo mandato le navi, abbiamo dato gli strumenti per far fuori Gheddafi, quando 6 mesi prima era venuto qui e ha fatto un accordo con noi. E questo serve un popolo, sia un popolo di cialtroni. Non solo la classe dirigente che non esiste più, ma un popolo di cialtroni. Ecco, questi sono temi che sottopongo alla vostra attenzione. Se non partiamo da qui, poi no. Ecco, il nostro destino, un'estrema destra che farà fuori l'Unione Europea, avrà sempre maggiore consenso. Grazie. Sì, ci sono altre domande? 2 bellissime cose. Intanto ringrazio Andrea Ventura per aver sottolineato questa opposizione di valori fra socialismo liberale e liberal-liberismo. Io penso che il binomio indissolubile giustizia-libertà è un binomio forte e che oggi va assolutamente riproposto.
va riproposto in modo cristallino. E da qualche esperienza che faccio interessa anche ai giovani, cosa che non è proprio scontata. Il secondo punto forse è più critico. Oggi, se onestamente, se diciamo l'attacco più potente all'Europa viene da Trump, dalla media, quindi occhio, no, non voglio dire che gli amici dei miei nemici sono i miei nemici, però prima di essere così contenti, ecco, di aver buttato giù la Costituzione europea, ci penserei un attimo, perché a giudicare da quello che avviene è veramente la Costituzione che è sotto tiro, sotto gli strati. Avete visto che Trump, appena eletto, la prima persona che ha ricevuto è stata la May, che era reduce dalla... Conte è un magnifico ragazzo e cose di questo genere. E diciamo oggi c'è sicuramente, come dite voi giustamente, c'è stata veramente l'insufficienza di una visione riformista dell'Europa, di una visione coerente dell'Europa. Non metterei fra questi Delors, che nel 92 ci aveva dato un piano di ammodernamento infrastrutturale, sia materiale che immateriale, a livello europeo, finanziato con le tasse sulla devastazione dell'ambiente, che era, francamente, se vi ricordate, questo piano fu fermato dal veto della Gran Bretagna, e quindi poi il mondo non cambia mai, cioè ci fu un'unanimità tranne quella. E non ci metterei Delors fra i colpevoli, ma ci metterei per esempio chi ha accettato un allargamento senza aver prima cambiato le regole del gioco, che è stato uno degli elementi devastanti. Questo direi assolutamente. E prima però appunto di distruggere quanto l'avevamo costruito, guarderei bene allo schieramento internazionale che oggi si è delineato, perché lo schieramento anti-Europa a livello internazionale oggi è guidato dal liberalismo di Trump, per arrivare fino naturalmente a Le Pen e agli altri. Naturalmente, se ci siamo, è per le debolezze, per le insufficienze di questa costruzione. Però starei bene attento, prima di ridare diciamo al successo, quando vediamo i colpi di maglio che gli vengono inserti dagli ambienti cui certamente noi non vogliamo. Stati Uniti. Beh, abbiamo visto delle cose interessanti nel disastro, e cioè che gente come Sanders e Corbyn hanno ritrovato un consenso. All'interno diciamo di una situazione così negativa abbiamo visto che chi riproponeva addirittura negli Stati Uniti parlare di socialismo non è facile, ma Sanders ha sfiorato la nomination dicendo io sono un socialista. Non parliamo di Corbyn, che non è riuscito a vincere, ma insomma minaccia la May da vicino, è riuscito a mantenere un partito laburista molto più forte di quello che non avrebbero mantenuto i nipotini di Blair o comunque i seguaci di Blair. Quindi ci sono anche degli aspetti su questi, noi dobbiamo cercare, se possibile, di rilegarli insieme. Perché non si può. Per esempio, lo stesso Tsipras partecipa ai vertici dei partiti socialisti europei, cioè voi sapete che prima di ogni vertice dei capi stato di governo si riuniscono le varie famiglie socialiste. Tsipras partecipa a quello. Di qui c'è questo punto interrogativo anche delle prossime elezioni europee. Cosa abbiamo? Una sinistra che si macronizzerà? A qualcuno piacerebbe. Non è che io disprezzo Macron, per carità, i suoi meriti, però non è la sinistra. Abbiamo una sinistra che si macronizzerà, oppure riusciamo a ricreare un campo forte, non marginale, delle sinistre nelle prossime elezioni europee? Anche questo è un punto interrogativo. Però mi rendo conto che sto andando sul terreno politico, e il valore di questo libro è stato un po' di ricominciare da capo, ricominciare da quando Keynes è stato messo in soffitta dal prevalere della scuola liberale liberista. E credo che questo sia un elemento molto importante e molto significativo, anche perché l'Europa alla fine dell'anno avrà la prova della fine del quantitative easing, cioè Draghi smetterà di comprare tutti i titoli di debito pubblico, sia pure gradualmente, ma smetterà. A quel punto veramente ci sarà la prova della verità, la prova del fuoco. E io non ho paura appunto di questi libri anche molto radicali, molto critici. Quello di cui ho paura è di questa cosa che gira in Italia: si accorgeranno di quanto governano male Salvini e Di Maio, pertanto ci o mi richiameranno. Credo che questo sia veramente la cosa più pericolosa: se non cambiamo, se non rinnoviamo, non ci richiamerà nessuno.
scusa, un'ultima. Parlavate di colpi di Stato. Luciano Gallino, grande diciamo, sociologo, ha adoperato proprio questa espressione per quanto riguarda l'Unione Europea, professor Spini. Allora, è stato un colpo di Stato, non è che è venuto dall'alto, con regole, con leggi, allora, approvate a Bruxelles e ratificate dai parlamenti nazionali. Quindi è tutto un quadro legislativo. È più complicato. No, prendiamo la Costituzione Europea che avevamo cercato di fare. È sulla carta. Aspetta, chi l'ha bocciata? I referendum nazionali. Non, perché se avessimo fatto un referendum europeo non era detto. Cioè è più complesso di quello che dici. No, l'ha detto Luciano Gallino, riferisco quello che ha detto Luciano Gallino. Luciano Gallino era torno subito indietro. Ma è la realtà, non può negarlo. Mi scusi professore, non può negarlo. Una serie di leggi, norme ci sono state approvate. Il referendum promossi dalla destra in Francia, o no? Ma cosa c'entrano i referendum promossi dalla destra? Che hanno affossato la Costituzione Europea, che avrebbe dato una democrazia in Europa. Ma cosa, questo è stato partito prima, il referendum cosa c'entra dopo, con il quadro reale? No, io sono stato membro della Convenzione Europea dal 2002 al 2003 e abbiamo partorito un documento che era una Costituzione Europea, con i diritti e i doveri. Dopo di ciò non ci hanno concesso un referendum europeo, ma ci hanno fatto fare dei referendum nazionali. In Francia è prevalsa un atteggiamento gollista con qualche altro di bocciarla. Questa è storia, poi... Puoi metterti a sorridere, ma è storia. No, io non sorrido, scusi. No. Le costituzioni sono sulla carta, le realtà economiche un'altra. Differenzia un marxista da quello che è un riformista, per quanto bravo, professore. No. Dovrebbe dire scuse che il rapporto fra costituzioni nate a resistenza e trattati europei, perché la tensione fra momenti di costituzionalizzazione è questo, in che rapporto stia, ma insomma. Io volevo riprendere un passaggio del libro rispetto agli anni 60 e 70, perché si dice che in realtà lasciamo fare quello che hanno fatto gli avversari, le controparti, soldati santi, ma nel libro si dice che le istanze storiche del movimento operaio nel punto più alto, negli anni 60 prima dei 70, in realtà non sono stati capaci di utilizzare un'idea di liberazione complessiva questa spinta alla rottura della fabbrica e della tremontaggio. E che tutto sommato, come dire, il capitalismo, la Fondazione Agnelli comincia a lavorare dagli anni 60, utilizza queste istanze di libertà soggettiva rispetto per esempio alla tipizzazione della catena di montaggio dell'operaio massa, che era anche quella figura sociale guidato il ciclo di lotta degli anni 60. Le forze storiche del movimento operaio non riescono a utilizzare questa rottura della fabbrica del montaggio. Il capitalismo invece mette a valore la creatività che il movimento tardo 68 del 67 esprime. Guardate, così a me è capitato nelle mie nevrosi di occuparmi del progetto Valletta della Fondazione Agnelli, che non c'entra nulla rispetto alla modalità di gestire la fabbrica o la gestione Valletta, ma negli anni 60, nel punto più alto della rottura del dominio della fabbrica, la Fondazione Agnelli fa dei seminari per i gruppi dirigenti manager nazionali e europei, utilizzando, come dire, i psicologi del lavoro, la psicosociologia francese. Ci basta anche Feltrinelli per dire il livello di presa di queste cose. E questo è un punto, perché è accaduto al netto dell'avversario, ci è andato pesante le controparti, ma quelle istanze di uguaglianza e di libertà, i bisogni materiali, ma la liberazione dell'uomo non demandata nella fase successiva, quando lo sviluppo delle forze produttive sarà stato tale, ma nel mente tutti occupi della brutalità dei bisogni materiali, da subito, che è una logica squisitamente riformista, perché tu non puoi differire nel tempo una modifica qualitativa anche, ce l'hanno già di nuovo. Tra l'altro questo spiega perché molti dei contestatori di quegli anni noi ce li siamo trovati dall'altra parte della barricata, a vari livelli di dignità, a varie dignità. Noi abbiamo che tanti esponenti di lotta continua sono femminili, come dire, dall'altra parte la barriera, direttamente un Berlusconi non sono. Quando non ci sono finiti politicamente, si sono finiti a lavorare, come dire,
per umanizzare la fabbrica, per mettere, come dire, al valore questa creatività. Cioè noi abbiamo avuto il punto più alto, dove si trova, io sono più giovane, ma insomma, posso citare cose un po', come padroni borghesi ancora pochi mesi, sembrava ci fosse l'immanenza di una rottura rivoluzionaria anche in Occidente, e in realtà maturava questa forse separazione della linea d'urto dall'operaio di massa e questi invece aspetti fra virgolette creativi che sono stata anche una base dell'individualismo proprietario, la controparte, il capitalismo, i sistemi, gli apparati ideologici, il mondo della cultura è stato da quell'altra parte, è riuscita a utilizzare. Guardate, nella Silicon Valley, molti si definiscono anarcocapitalisti, ma della pulsione di liberazione dell'anarchia non c'hanno nulla, c'hanno molto dell'anarchia come linea del capitale. E spesso a sinistra noi invece subiamo l'aspetto culturale, un tempo si sarebbe detto ideologici, di queste forme di pensiero. Negli anni, fine anni 70, 60, anni 70 c'è stata questa rottura, che è stata pesante come dire due. Io ti faccio una domanda da lettore di voi. Anche a me questa cosa di che non si potesse separare la dimensione politica di Valerio Mineri, di Heidegger e della sua filosofia, ritorna spesso. C'è la critica sia al Althusser, a Foucault, che va un po' in impopolare, perché a sinistra Althusser non lo conosce più nessuno, Foucault invece viene molto utilizzato nei studi su dispositivi di disciplinamento. E dice alla base però c'è la filosofia e anche una visione che annulla l'uomo. E mi incuriosiva, se mi posso fare una domanda io, come se fosse il pubblico, se posso, no. La centralità di questa dimensione filosofica, che ciò che pensava filosoficamente era connaturato alla sua visione al nazismo, mentre molto la sfera degli studiosi di filosofia si tende a separare i quaderni neri, l'adesione, una cosa accidentale del percorso filosofico. Tu sostieni, non solo tu, che c'è un elemento consustanziale, come direbbe la Chiesa Cattolica, e così via, alla sua adesione al nazismo e alla sua dimensione filosofica. Ecco, questo può sembrare inattuale come riflessione, però ci punti molto, ricorda spesso, questo mi aveva incuriosito. Ecco, non so se siamo passati dall'attualità della discussione dello scontro politico, è una cosa fondamentale. Mi curiosiva, ecco, confesso la mia ignoranza, e queste discussioni per me sono anche le letture un modo per imparare cose che non conosco e mi incuriosiscono, ecco. Quindi mi sono sostituito, no. Questo Heidegger che è così centrale nella negatività, che bisogna farci conti filosoficamente e umanamente. Come torna in queste considerazioni? Mi incuriosisce. Scusa se mi sono permesso. No, è un nodo perché hai fatto un nodo, perché io tra l'altro l'ho anche scritto sul Left. Praticamente come questa idea di libertà del 68 può aver portato alla idea di libertà economica del neoliberismo. E perché? E qui non è, cioè, ovviamente su questi temi le semplificazioni sono abbastanza pericolose, quindi nel 68 c'erano un sacco di cose interessantissime, è stato un cambiamento di prospettiva completo, la liberazione della donna, divorzio, aborto, cioè il nostro mondo non sarebbe così se non ci fosse stato il 68. Il punto debole di queste rivendicazioni è che praticamente erano basate proprio sulla filosofia del nulla, cioè di fatto la libertà umana era aperta a qualunque essere. E questo è il discorso che si ritrova in Heidegger. Cioè in Heidegger c'è un nulla esistenziale. Heidegger a un certo punto dice la realtà dell'essere è il nulla. Dice l'angoscia è il sentimento umano per eccellenza, perché l'angoscia è qualche cosa che prende l'uomo rispetto al nulla. Non è la paura, io ho paura perché ho qualche cosa che mi spaventa, allora so che quella cosa mi mette paura. Invece l'angoscia, perché io sono angosciato? È il nulla che mi mette l'angoscia, e siccome il mondo è nulla, l'angoscia è il sentimento che svela la realtà del mondo. E nella misura in cui
c'è questo nulla, lui dice come lo copriamo questo nulla? Lo copriamo con la decisione. Dice ma che cos'è la decisione? Che cos'è che si decide nella decisione? La decisione è il decidersi stesso. Quindi la decisione può essere, perché non può essere la decisione di mettere 6 milioni di persone nei campi, nei forni? Cioè è proprio aperto a qualunque prospettiva. E nello stesso tempo, in modo completamente diverso, c'è anche un nesso con Foucault, perché Foucault per esempio dice non distingue fra una persona libera, creativa e un malato di mente. Cioè, per cui molte volte lui, che fra l'altro in Storia della follia nell'età classica non è così netto, ci sono delle volte in cui lui afferma che quella persona era un rivoluzionario e quindi non andava messo in galera, e altre volte che invece dice non si può distinguere, e non c'è una ricerca fondamentale per capire quando la libertà umana è una libertà creativa, perché non ci sono i presupposti filosofici per fare una distinzione di questo genere. Se la libertà è ciò che conta per tutti, io posso essere libero di sfruttare il prossimo, posso essere libero di fare qualunque cosa, anche di essere creativo nei confronti dell'altro essere umano, ma anche di distruggerlo. E quindi nella misura in cui il 68 aveva assorbito tutte queste correnti filosofiche, quando c'è stato questo punto in cui non si riusciva a portare avanti una vera trasformazione sociale, la gente sono arrivate le sconfitte culturali, le sconfitte politiche, poi abbiamo le persone che hanno detto vabbè, allora io sono libero, adesso sono libero di arricchirmi, perché non mi arricchisco, perché non vado verso l'individualismo, e la critica allo Stato, alle strutture statali è stata una componente fondamentale del 68 culturale, l'autoritarismo eccetera, però è stata una componente fondamentale anche del progetto neoliberista, che vedeva lo Stato sempre quello che violava la libertà individuale, sì, perché metteva troppe tasse, sì, perché, e quindi in quel momento lì è stata la carenza culturale della sinistra, che almeno a me interessa questo, quanto mi interessa non sempre stare a dire quanto sono cattivi gli altri, ma anche cercare di capire quanto siamo stati fragili noi, perché è molto più proficuo, diciamo, gli altri si sanno, il capitale fa il suo lavoro, cioè non è che ci dobbiamo meravigliare, ma perché noi siamo, perché dei movimenti di massa che avevano, diciamo, investito così tanta gente e poi sono stati così fragili. Per una, almeno io poi faccio la mia ricerca come studioso, per un tipo di fragilità culturale. E fra l'altro una fragilità culturale che però nello stesso tempo molti autori avevano da un lato visto e dall'altro c'erano delle prospettive di superamento di questa cosa. Io nel libro precedente l'ho discusso di più di questo, di Lombardi, del tema della società diversamente ricca, no? Cioè dell'idea che la realizzazione umana deve essere qualcosa oltre l'arricchimento materiale. E perché è stato così difficile questo passaggio? È stato così difficile questo passaggio, secondo me, perché non c'era chiarezza su quello che era la distinzione tra bisogni ed esigenze, cioè nel senso che c'era un piano materiale che è quello della soddisfazione dei bisogni, la libertà umana si sviluppa sul piano delle esigenze, cioè la libertà di un essere sano, di un essere non patologico, come ricordavi tu, la logica del capitale è patologica, quindi è una libertà patologica che distrugge, ma la libertà umana non è una libertà patologica, la libertà umana è una libertà di un essere umano che si arricchisce nella misura in cui dà qualcosa a qualcun altro. Io mi arricchisco perché intorno a me c'è una collettività ricca di persone culturalmente vivaci, di persone che stanno bene e mi restituiscono qualche cosa. Io non è che sono ricco perché sfrutto il prossimo, sono ricco perché voglio vivere in un ambiente culturale in cui c'è la ricchezza della dimensione collettiva. Questa è la società diversamente ricca di Lombardi e questa è la prospettiva di una società diversa da quella del dominio del capitale. E per scoprire questo bisogna capire che ciò che ci guida in questo non è un calcolo razionale, è una dimensione irrazionale, non è, è molto razionale sfruttare il prossimo e forse non è così razionale fare in modo che il prossimo sia creativo e anche più bravo di te, cioè creare dei gruppi di lavoro, delle cose in cui l'altro si arricchisce e restituisce quello che ha preso, quindi una modalità di rapporto sociale basato non sulla razionalità e tantomeno sulla razionalità calcolante, ma su un non razionale non malato, un non razionale sano. E qui la ricerca, io poi appunto questi libri vengono pubblicati dalla Somme d'Oro, che al centro l'autore principale è Massimo Fagioli, che ci ha speso una vita a distinguere ciò che nel non cosciente è sano da ciò che nel non cosciente è malato. Se noi questa distinzione non la facciamo, restiamo in Foucault, che praticamente l'irrazionale può essere buono o può essere distruttivo. Quindi lasciare l'irrazionale che si sviluppi può andare bene come l'artista, ma può essere pericoloso perché viene il fascismo, quindi abbiamo sempre la paura dell'irrazionale. No,
noi dobbiamo avere una cultura politica, una psichiatria, un modo di affrontare l'essere umano in cui riusciamo a distinguere dentro le dimensioni più profonde dell'essere umano ciò che lo rende un essere sociale e quindi che vuole la creatività degli altri e ciò che lo rende un essere patologico. La patologia della razionalità, la massima espressione della logica del capitale, è un uomo sociale, è un uomo ancora da costruire anche nella stessa dimensione collettiva, nella ricerca, nella socialità, e si spera che diventi un'acquisizione per tutti. Senza questa acquisizione culturale la libertà umana non è possibile, perché pensiamo che gli altri siano pericolosi, quindi vanno affondati i barconi dei migranti, vanno sfruttati gli operai, va distrutta la democrazia, perché la democrazia si può andare bene, ma poi se la democrazia si mette contro... Quindi senza una fiducia, non è una fiducia critica, senza una ricerca sulle dimensioni non coscienti che possono portare alla creatività e alla ricerca della realizzazione del prossimo, senza una ricerca su questo piano noi restiamo ancorati nelle idee del passato. Insomma. Rimane un dubbio, no, tanto si sente lo stesso. Rimane un dubbio, in che modo questo può avvenire coniugando socialismo e liberalismo? Il liberalismo è fondato sull'idea della libertà d'impresa, cioè sul fatto che il lavoro, che è un'attività umana, si compra come una merce. No, ma infatti... Lì c'è un annullamento dell'essere sì, umano. Sì, sì, no, non è... Il liberalismo è questo, il liberismo è questo, però c'è tutta una discussione. No, il liberalismo nasce così nel Settecento. Ho capito, però nasce così nel Settecento, ma il liberalismo ha anche, come dire, ci sono anche delle istanze di libertà, cioè, come dire, c'è cioè l'idea della libertà che io darei qualunque cosa perché anche tu possa sostenere le tue tesi. Cioè, c'è una visione della, diciamo, cioè ci sono delle correnti del liberalismo che si sono anche avvicinate alle correnti del socialismo. Per esempio ci sta Calamandrei, che è uno che per esempio diceva che la libertà umana non è scindibile, cioè la libertà umana è la libertà di pensiero e di espressione, però non può essere scissa dalla libertà politica, dell'essere politico che vive in rapporto con la socialità degli altri. Quindi che tutto il liberalismo sia da gettare a mare perché poi ha prevalso il liberismo economico, io non sono d'accordo. Ci sono delle posizioni, c'è qualche cosa di buono pure lì, diciamo, ecco, diciamo, c'è un'idea di... Per te no, è tutto da buttare a mare. No, non è che è tutto da buttare a mare, è il principio che è da buttare a mare. Lo stesso che tu ricordavi, che poi sì. Voltaire diceva anche... No, ma Voltaire non lo diceva. Tutto per il popolo, niente attraverso ma il Voltaire, popolo. Voltaire era uno che praticamente... investiva i suoi soldi nel commercio degli schiavi, cioè lui investiva i suoi risparmi e lo stesso faceva Locke e Voltaire, Lettera sulla tolleranza e Trattato sulla tolleranza, loro due investivano nel commercio degli schiavi. Vabbè sì, anch'io. Posso? No, io non parlo perché tanto è inutile, ma invito alla visione di un film, Lo spirito del 1945 di Ken Loach, in cui secondo me si vede il rapporto tra socialismo e liberalismo, perché le riforme così profonde di quel periodo furono realizzate da un governo laborista, ma le idee venivano da due personaggi, Keynes e Beveridge, che in senso lato, in senso anglosassone, non in senso italiano, possiamo definire, direi quello per esempio l'incrocio interessante. E quindi io non scomoderei Voltaire, ma andrei allo spirito del 45. Sì. C'è un'altra domanda? Sì, sì. E io avrei visto il periodo in cui si parla tantissimo di immigrazione, diciamo, non so se definirlo un problema o come. Leggendo molti autori sostengono che un'immigrazione incontrollata produce un trasporto di ricchezza, un trasferimento dalle fasce di popolazione, diciamo, meno ambienti. Ora, quello che io non so se questo è vero o meno, cioè non ho le competenze da economista per dirlo, ma cioè, non potrebbe essere inaccettabile che fosse vero come una politica
questo è il nodo che viene, l'accusa che viene fatta. E diciamo che se vogliamo vedere le conseguenze della politica neoliberale, di mettere sotto accusa la politica neoliberale, dovremmo mettere sotto accusa nella misura in cui la politica neoliberale ha messo in moto un meccanismo su scala globale per cui le elite dei paesi poveri in via di sviluppo vengono corrotte, e a questi paesi vengono rapinate le loro risorse naturali, ci sono dei paradisi fiscali dove loro mettono i soldi, e per ogni euro che noi diamo in aiuto ai paesi poveri gliene rubiamo 10 per questo meccanismo della finanza globale, che praticamente era un meccanismo della globalizzazione. Quindi, posto questo, quando arrivano qui vanno considerati esseri umani a tutti gli effetti, indipendentemente da qualunque calcolo economico che noi possiamo fare. A me non piacciono, anche perché sono molto complessi, di dire vengono qui e abbassano i salari dei lavoratori, è vero, è falso, forse probabilmente c'è un pezzo di verità, però c'è anche un altro pezzo di verità che non è detto che sia qui. Io penso che una forte presenza di lavoratori immigrati comunque è una pressione sui salari verso il basso, quindi una forma di meccanismo di questo genere ci sta. Al contempo, ad esempio, il 10% del PIL, ormai mi sembra che ormai siamo più o meno sul 10%, 9% è prodotto da loro, per cui sono giovani, vengono, lavorano, ci pagano le pensioni di una società che invecchia sempre di più, e quindi ci sono varie facce, diciamo, di questa vicenda. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, a me fa vomitare l'idea aiutiamoli a casa loro, basterebbe non bombardarli, non rubargli le loro risorse naturali e avere un meccanismo che gli desse la possibilità di sviluppare le loro economie. Noi qui abbiamo le ricchezze che prendiamo da loro e abbiamo le conseguenze delle politiche devastanti che l'Occidente ha sostenuto nei confronti di questi paesi. Quindi che poi ci sia una componente anche, diciamo, legata alla globalizzazione, per cui magari alcune fasce della forza lavoro, diciamo, soffrono della presenza, può essere anche vero, però questo non significa che non bisogna accoglierle e fare di tutto perché vengano trattati come esseri umani, insomma. Però il meccanismo economico è complicato, non me la sento, né di spezzare una lancia a favore dell'idea, no. Non ci sono questi effetti, né di dire che in realtà la pressione verso il basso sui salari è legata a loro. La pressione verso il basso sui salari è legata comunque al meccanismo completo della globalizzazione. Cioè il fatto, ad esempio, che adesso entrano nella Comunità Economica Europea paesi che hanno salari ancora più bassi. La dislocazione. La dislocazione, la delocalizzazione. Esatto, quello che diceva il professor Spini, che si è aperto a est. Cioè è molto complicato. Questo è l'ultimo episodio di atti che noi abbiamo compiuto nei confronti di questi paesi, e quindi vediamo in questa forma, insomma. Sì, dai. A proposito dell'importanza di demistificare e riprendere alcune cose, diceva Andrea Di Palma, ma secondo voi quanti sono regolari e irregolari in Italia i cittadini cosiddetti stranieri? In percentuale sulla popolazione, quanti sono come percentuale? 7%, bravissimo. È l'invasione? E tutta questa roba produce un processo di islamizzazione della società. 3%. C'è l'emergenza migranti. Concerto di Vasco Rossi, 250.000 persone, concerto di Vasco Rossi, ogni anno andiamo in Italia da 180.000 a 200.000. In Italia non si può entrare più legalmente per motivi di lavoro. L'ONG fanno la tratta lì, facciamo corridoi umanitari. Baldo dice benissimo, no? Al di netto della propaganda di mettere i penultimi contro gli ultimi, che è un meccanismo sempre fatto quando si pensa che la frutta non possa essere invendita e che i profitti non vengano toccati, c'è il taglio dello Stato sociale, c'è la pressione sui salari, viene data presunta sicurezza di spagare perché ai lavoratori, al ceto medio un po' ferito, gli viene negata la possibilità di un'espansione della qualità della vita, un'operazione schifosamente, cinicamente politica.
Ecco, in questo campo riportare l'umanità e vedere la persona sul barcone un essere umano, quindi un po' di vicinanza, di relazione e di mistificazione delle balle che vengano propagandate da mezzi di comunicazione di massa. Il 7%, il 3% delle religioni, la maggioranza è cattolica, cristiana nelle varie cose. 180.000 docenti, non si entra più. Sulla questione dei salari, non sono i lavoratori stranieri, ma sei lavoratore straniero e tu gli levi il permesso di soggiorno al lavoro. Perché le politiche della destra non sono quelle di evitare che noi, se ci siano flussi migratori, ma quei lavoratori devono avere stranieri diritti minori di tutti i lavoratori per premere su tutti i diritti dei lavoratori. Domanda alla politica. So che è una posizione moderata quella dei flussi per lavoro. Se il rifugiato, la Costituzione lo riconosce il diritto all'accoglienza umanitaria. Si fanno i canali umanitari, perché in paesi, in zone di guerra, dove spesso siamo noi, e il colonialismo francese in Africa, inglese e così via, produrre, tralascio, non vi faccio un comizio, insomma. Si facciano i corridoi umanitari, dove ci siano situazioni in cui c'è l'accoglimento del diritto d'asilo, dove sono messe in discussione, come dire, le possibilità di vivere una vita, come dire, libera e democratica. Si rimetta, come dire, la possibilità di venire a lavorare per lavoratori stranieri in Italia, ma soprattutto si abolisca la Bossi-Fini, perché uno status che non è un reato, perché la clandestinità non è un reato, è sanzionato come un reato. E a lavoratori stranieri il permesso di soggiorno è legato ad un lavoro. Allora voi oggettivamente questo produce che un lavoratore straniero, poiché quel permesso di soggiorno vale tantissimo, lavora gratuitamente e sono tutti italiani quelli che gli danno Dio buono. Allora bisogna mettere insieme che non sono numeri. Quando il ministro dell'interno dice quella è una crociera, e siamo equiparabili, no, siamo equiparabili a quello che diceva Levi rispetto ai campi di concentramento nazisti, perché tu non hai nessuna vicinanza alla sofferenza, all'aspirazione, all'umanità di persone reali in carne ed ossa. Il ministro dell'interno di questo paese ha detto non possono decidere dove finisce, e la maggioranza del paese condivide la posizione. Però noi abbiamo da fare un lavoro di recupero di una dimensione di una nuova socialità. Riconoscere un diritto, una dignità, un'uguaglianza, posso dire primordiale, connaturata all'essere umano, mettiamola così, nella dimensione non patologica. Una grande dimensione di demistificamento della realtà. Ma dove cavolo è questa invasione? Dov'è questa invasione? Siamo ai complotti dei savi di Sion, un falso, come dire, rispetto al complotto pluto giudaico-massone, alla sostituzione etnica, scoperto che in rete gira il piano Alergi della sostituzione etnica in qualche, sembra la caricatura dello stato imperialista dei multinazionali delle vie, ma c'è una condivisione a livello di massa di questo. E allora sia l'Asino Dogo sia un bellissimo convegno su migrazione e salute mentale, sia la rivista Left, quindi il collettivo di pensiero e di vita di cui siete parte attiva, fa tantissimo su questo. Siamo contro vento, siamo controcorrenti, ma è la dimensione dell'umanità, di avere una dimensione di relazioni e di crescita collettiva piuttosto di annullamento anche fisico dell'altro. C'è tanto da lavorare, ma io credo nella forza della ragione e lo strumentale, e qui si sente tutto il mio illuminismo, possiamo fare moltissimo. Faccio l'ultimo, oltre bisognerebbe recuperare, lo dice un comunista trinariciuto di marziana memoria, la dimensione etica sia del Partito d'Azione e sia della tradizione anche anarchica di questo paese. Cioè a un certo punto
ci vogliono scelte anche apparentemente impolitiche, ma che sono di scelte individuali perché si riconosce per essere uomini, bisogna, come dire, ed è un atto di eroismo quotidiano che deve, come dire, smettere di essere eroismo e di essere la natura dell'impegno della dimensione politica collettiva. Poi un esponente del Partito d'Azione, Alessandro Galante Garrone, ha scritto cose meravigliose su Buonarroti e io, come dire, apprezzatore dei moti giacobini e massonici 7-800, l'apprezzo tantissimo anche per questo. C'è spaziamo tutti. Valdesi e comunità di Sant'Egidio, i corridoi umanitari l'hanno fatto. Lo so, ma fa. No, ma Valdo, ma bisognerebbe ricordarglielo, tranne poi, non gli si dice mai, ma scusi, sei contro i trafficanti e fai i corridoi umanitari, invece di far girare per mezzo Mediterraneo. Scusi. Ora tutte queste cose, lui ha citato Sant'Egidio, mi ha fatto venire in mente. Allora, a un certo punto c'è la Chiesa, mi sembra molto impegnata anche sui migranti, però a un certo punto succede che il Papa domenica dice che tutta una storia di genetica eccetera siamo mica qui a difendere il Papa, siamo mica a difendere il Papa, anche con i guanti bianchi di fare la medicina con l'aborto, no. Allora, anche qui siamo forse in un discorso un po'. Sì, ma credo che il pubblico oggi assolutamente non sono papisti, Valdesi. Quindi mi sembra un pochino sottostimata l'attacco di destra, la reazione di destra che viene dalla Russia. Geopolitica, parlando di un filosofo che si chiama Dubin e che sta dietro tutti i movimenti della destra europea, che è stato nominato presidente onorario di un'associazione leghista. La Lega si riferisce a questo. L'estrema Richard Spencer, il leader dell'alt-right americano, cioè il mio nazismo, si riferisce a Dubin. E Dubin è uno che porta avanti una politica fondata sulla filosofia europea. Sì, sulla filosofia? Ma credo che stasera non ci sia l'intenzione. Ha fatto bene a parlare anche della Russia. Ha fatto bene a parlare anche della Russia. Esatto. No, abbiamo fatto credo tardi, sono le 8. Grazie.